vescovo è cibo per vermi, qui ne avrò la prova. Conoscevi il vescovo Elfert? No, ma scriverò un poema epico sulla sua tragica scomparsa. Oh, caro Elfert, dal viso asso, i tuoi compagni guerrieri, in fiera armatura, piangono tristi la tua fine... Prematura? Sì, perfetto, sì. Un lutto per Winchester. Forse ora Dio ci concederà un uomo con una fede più salda. Un fato terribile. Conoscevi Alfred? Lo conoscevo di fama. Non era amico di Alfred. Li ho sentiti scontrarsi in un guita. Che Dio doni a mio fratello Elfert l'eterna pace, laddove i devoti del Signore giuriscono. Mi spiace per la tua perdita. Non mi tocca da vicino, ma mi dispiace per Ariet. Teneva a suo fratello più di quanto dovesse. Conoscevi il vescovo Elfert? Non bene. Ma non senti ancora l'odore di carne bruciata? Sembra pervadere tutto il cimitero. Una straniera viene da Wemba. Tu non preghi come loro. Wemba è sempre qui. Aiuta chi dorme. Canta per loro. Così non hanno paura prima di incontrare Dio. Chi dorme? Vuoi dire i morti? Wemba aiuta i frati. Scava, scava, scava. Tu scavi le fosse. Hai seppellito Elfert. Hai visto Leof? Il mio povero amico. Povero, povero Leof. Leof, che gli è successo? Dorme. Dorme come il mio cane quando l'ho abbracciato troppo forte. Hanno fatto male a Leof? Sì, sì. E quando dormiva, gli hanno rubato la faccia. Siamo amici ora? Ma non vedi che sto pregando? Possiamo parlare della morte di tuo fratello? Ma non ti vergogni. Lasciami sola. Conosco il fardello che porti. Ti sei fatta carico di un grande peccato solo per il bene di tuo fratello. So che è vivo. No, lui... ha detto che era per il bene di tutti. Lui... Io sono la sua devota sorella e ti dico che è morto. Mi hai sentita? Morto. Lasciami in pace. Non tradirei mai. Guardie! Proteggetemi! Muori, infedele! Attaccate da dietro! Perché non mi lasci in pace? Adesso basta. Dov'è tuo fratello? Colui che chiamano la lama. Ora è un fantasma, ma presto tornerà a farsi carne al Witan. E Alfred non sarà più re. Intende uccidere Alfred? Regicidio? No! Il re si farà da parte e Elfert ci guiderà, nobile e illuminato come il Signore. Sei una povera stupida. In passato... La lama sarà nascosta tra la folla, in attesa di colpire Alfred. Il filo della nostra lingua è afferrato. Non vi è prete, chierico o abate che sappia tradurre le scritture dal latino all'inglese. Come comprendere le parole di Dio se pronunciate in un'altra lingua? Queste riforme sono molto utili. Finché è la corona a pagare, può fare ciò che vuole. Gli empi seminano atti iniqui tra le nostre buone azioni come erbacce che infestano un campo di grano. Istruzione, saggezza, un pensiero illuminato. Questo ci allontanerà dai peccati dei nostri padri. Alfred dovrà generare un erede e ogni grande uomo. Eccoci dunque a
reclutare questi degni candidati per scegliere il pastore che guiderà il nostro gregge. Il re è mio! Per Dio, è vero! Il vescovo è vivo! Stai indietro! Com'è gentile il vincastro del pastore che guida il gregge al macello. Sono nato cristiano nelle terre del nord. Mia madre mi cullava sotto le stelle sussurrandomi dolcemente: Dio veglia su di te. Poi venne la tua gente. Ed io osservò impassibile mentre le tagliavano la gola per un anello di rame. Nessuna stella colpì le lance dei barbari che spargevano il suo sangue in mezzo ai campi di grano. Dio vide tutto. E io lo odiai. Forse il dio di Alfred ti ha messo alla prova. Prova che hai fallito. Il dio di Alfred è debole. Eppure ci incatena al suo servizio, dal primo respiro al rantolo di morte. Il mio ordine intende spezzare queste false catene. Io sono il lupo travestito da pecora. Egli stesso ha assunto il ruolo di un dio. Un degno sentiero da percorrere. Un lupo non è che un semplice pasto per corvi. Un ultimo dono per te, Danese. Una mortale verità, se la coglierai. Con la mia morte l'ordine non morirà. Si trasformerà in qualcosa di ben peggiore, che sarà la fine per tutti noi. Elfert non ingannerà di nuovo una figlia di Loki. Ti devo la mia vita. Ne colgo l'ironia, Alfred. Mio re, torneremo a Old Minster dai vicoli. Eivor potrà incontrarci là quando tutto sarà finito. Elfert, mio caro! No! Maledetta Danese! Mio fratello serviva Dio! Si è avvolto in un manto di morte per assassinare il re. Non dovresti esultare per la morte di un re? Sei una pagana e un demonio! Abbiamo entrambe più domande che risposte. Ma se riconosci questa chiave, possiamo aiutarci a vicenda. Dov'è casa sua? Sei stata gentile con me, ma questo dannato ordine... I loro sotterfugi hanno ucciso mio fratello, che Dio li maledica! Questa è la chiave per le rovine sotto la casa del vescovo. Lì troverai delle risposte. Io sono tuttora convinto che Alfred sia il Gran Maestro, però qua uno si potrebbe chiedere perché allora hanno provato ad ucciderlo, e magari semplicemente come Aspasia è al centro di tutto, ma non tutti sono d'accordo, e quindi Eivor involontariamente ha fatto un favore al Capo Supremo dell'Ordine. Poi magari sbaglio, però la sagoma... Non lascia tutti questi dubbi, mi stupirebbe il contrario. Se è come dice la sorella di Elfert, troverò risposte nelle rovine. Ci siamo. L'accesso ai segreti di Elfert.
Aehita mi interesserà. Scoprirà di che si tratta. Tutto ciò che hanno fatto era per indebolire Alfred. Mi ha mentito. Non c'è nulla dell'ordine qui. Andrò da Alfred per la ricompensa. Vieni avanti, Eivor. Non andrò oltre. Quando i malvagi giunsero per divorare la mia carne, alla fine si arrestarono e caddero. Vuoi tradire le leggi dell'ospitalità, Alfred? Ho fatto quanto pattuito. L'hai fatto. Ma non confondere mai la necessità con l'amicizia. Sei un uomo di parola, un uomo di Dio. Lo sono. E vivo la mia vita seguendo il suo esempio. Goodwin. Ecco l'unico argento adeguato ad una delle tue navi. Un ricordo del sacrificio di Cristo e della nostra carità. Ho un'altra offerta. Resta a vivere tra noi in pace da cristiana o muori da pagana in un campo insanguinato. In fondo è in gioco la tua vita eterna. E se non scegliessi affatto? Ti offre speranza, Eivor. Una vita con uno scopo, il più alto e nobile. Sarebbe da stolti rifiutare. Il tuo regno cadrà, re dei Sassoni d'Ovest. Sferzato da ali di corvo, il tuo trono diverrà polvere. Ti sbagliavi, Goodwin. Costei è ben oltre la redenzione. Ultima occasione. Non l'ho mai chiesta. Dannato Alfred. Tornerò da Hitam e Randvi. Vorranno sapere cosa è successo. Mi dispiace per ciò che è accaduto a... Ho ripulito Winchester dall'ordine, ma ho dovuto collaborare con Re Alfred. Il povero soldato ti ha condotto dal re del Wessex? Molto strano. Lui, o lei, sta giocando con te, sembra. Tieni. Servirà meglio la tua causa se è in tuo possesso. Un altro? Sei veramente molto efficiente. Ti prego di accettare un segno della mia gratitudine. Ecco, un ottimo risultato, ma ce ne sono ancora. Devo andare. Allora vai in pace. Ho eliminato l'ordine da Winchester, ma non siamo più i benvenuti là. Il mio contatto non era altri che Re Alfred in persona. L'ordine lo voleva morto. Lui ha reagito. Alfred, il confine tra amici e nemici è molto labile. Sto pensando al Satex. Basim ed io potremo salvare Sigurd, ma ci servirà un'armata. Credo di sì.
Ora è tempo di colpire, prima che Fulke decida che Sigurd non le serve più. Ok, mi ero dimenticato che era qui la roba di Sigurd, quindi io la lascerei per ultimo. So che smaniate dalla voglia di vedere come prosegue la trama interessante anziché ste robe dei territori, ma no. Visto che è l'ultima, circa, poi magari non è l'ultima perché c'è ancora questo, però vabbè, io direi di fare questa. Lo Snot in Cashire. Ho ricevuto una convocazione dallo Snottinghamshire, su al nord, dal tuo vecchio amico Vili. Vili? Un nome che non sentivo da almeno 10 inverni. Come sta? Bene, sembra. Vili ti chiede di raggiungerlo per una celebrazione in onore di suo padre, Jarl Emming. Un invito gradito. Sarà bello poterlo rivedere. Vorrei ricordarti che suo padre, Jarl Emming, sarebbe un alleato formidabile. Accetterai? Partirò per lo Snottinghamshire a breve. Bene, ne saranno felici. Eivor. Petra, hai uno sguardo che potrebbe placare un tuono. Qualcosa non va? No, è tutto a posto. Anche se... beh, non è facile. Va avanti, ti ascolto. Beh, ho apprezzato molto il tempo trascorso con te, Eivor. Più che apprezzato. Quello che sto cercando di dirti è che... tu mi piaci, Eivor. E vorrei andare oltre con te. Pensavo che potessimo stare insieme. No, aspetta, ma a me piace il panettiere. Cioè, secondo me il panettiere è meglio come partito per Eivor, non tanto per una questione di eterosessualità. È proprio perché proprio a pelle, secondo me il panettiere è meglio. No, io voglio stare col panettiere, mi disp. Ah, Petra, sei una cara amica e ti voglio bene. Ma io non... No, non dire altro. Capisco. Ora sai ciò che provo per te. È ciò che conta. Eivor. Eivor. Tarben. Perdona la mia schiettezza, ma... ho avuto troppi segreti in vita mia. Non voglio tenerne un altro. Io ti voglio, Eivor. Da quando abbiamo gettato il registro quel giorno, i miei pensieri non vanno che a te. Anch'io ti voglio, Tarben. Parli come sono solita parlare io stessa. Dici davvero? Io e te siamo molto simili. Ma tu sai domare le fiamme che bruciano in me. Sei confortante. E in te io vedo il guerriero che ero. Eppure tu sei nobile. Onesta. Non posso non ammirarti. Posso baciarti? Posso baciarti? Cioè, prima la confonde con il delirio e poi posso baciarti. Chissà se alla fine ci si può sposare. Non mi ricordo se avevano detto che si poteva fare, ma sarebbe molto interessante. Petra. Scusa, Petra, ma sono già impegnata. Io lo sapevo, me lo aspettavo. Sono una stupida.
Sta tranquilla, va tutto bene. Anzi, mi sento lusingata. Beh, almeno sai quello che provo per te. Mi basta questo. Come sta andando? Non male, in realtà. Ormai mi sono abituata alle anomalie. Niente immagini residue? Sintomi di identità multipla? Violente emicranie? Ehi, vuoi farmi venire un colpo? Mio Dio, lasciami lavorare. Hai sentito? L'Alto Consiglio ha destituito la madre. Per aver donato al nostro carnefice il settimo metodo di salvezza. Il settimo metodo? È valido? Perché ne siamo all'oscuro? Ho sentito sussurri e voci. Sembra che richieda un tramite umano. Un tramite umano? Intendi rinascere? Come uno di loro? Sì. Un piccolo sacrificio per un grande guadagno. Un rischio che va corso. Ed ecco spiegato perché Odino è sempre appresso a Eivor, perché Eivor è letteralmente la sua reincarnazione, almeno io l'ho capita così. Ma questo significa quindi che Aita non è l'unico caso di Isu reincarnato, forse, chissà. Quindi immagino che Basim sia la reincarnazione di Loki, che Sigurd sia la reincarnazione di Tyr e così via. Questo spiegherebbe tutti i parallelismi strani con le visioni di Odino, con la vita di Eivor. Ok, eccone un altro. Scusa se ti ho spaventata prima, è che l'Animus può essere pericoloso. L'esposizione prolungata è dannosa. Lo so. È che... voglio solo sbrigarmi. Sì, certo. Vieni fuori non appena ti senti stanca. Ho i dati. Arrivano. Aspetta, si è buggato? Oppure non ha mostrato assolutamente niente? Eh no, e mica posso vivere così. Dobbiamo uscire dall'Animus, anche perché Rebecca ha detto: quando sei stanca, esci dall'Animus. Questo forse è un indizio per dirci che se ora, dopo aver fatto quest'altra anomalia, usciamo dall'Animus, ci aspetta qualcosa di nuovo nel presente. Hai un secondo? Sì, certo. A che pensi? Quando si è estinta questa razza di precursori? Possiamo approssimare circa 75.000 anni fa. È difficile stimare una data esatta. Non ti so dire se fosse un martedì. È parecchio tempo. Perché non ci lasciano in pace? Bella domanda. Credo che una cieca arroganza sommata alla paura dell'estinzione possa portare molte persone a... reazioni estreme. Sapevano che gli umani da loro creati avrebbero superato la catastrofe. E quindi alcuni di loro studiarono metodi per tramandare la loro essenza sperando che, fossimo poi noi a resuscitarli. E voi provereste a farlo? Beh, ci abbiamo provato. È andata male. Ok. Non ho capito l'ultima frase. Che vuol dire ci abbiamo provato? Ci hanno provato al massimo i templari e gli strumenti della prima volontà. Forse parlava ci abbiamo provato in generale come esseri umani, non gli assassini. Ok, boh, vabbè. No, questa è la solita roba di Edward. Andiamo avanti. Quando avremo finito, ricordami di darti accesso ai nostri file del 2012. Oh, è roba spettacolare. Quella nelle anomalie è sicuramente Aletheia.
Non riconosco l'altra voce. Le ho ascoltate. Sembrano conversazioni dall'era Isu. È senza precedenti. Hai già visto simulazioni di quell'epoca, vero? Sì, ma è difficile capire cosa fosse reale e cosa inventato. C'era tecnologia Isu mista ad architettura greca. Sembrava artificiale, per uno scopo. Esaminarmi, forse? Riguarderei volentieri quelle simulazioni. Puoi recuperarle? Non credo. Dovrei parlare col mio vecchio team e... Beh, è complicato. Ok. Se temi una perdita di potenza, sta tranquilla. Abbiamo carburante per il generatore per 3 settimane. Ah, ok, no, si era buggato. Questo è importante. Vabbè, la cosa dei feti, poi l'hanno appena detto, no? Resuscitare attraverso di loro. Penso di aver capito più o meno tutto il concetto. Certo, puoi vedere il video per intero, magari se ci sono anche dei dialoghi mi fanno un favore. 6, me ne mancano 4. Chissà se... Non so se accadrà. Chissà se per completare tutto il gioco, tutta la storia principale, sei obbligato a prendere questi frammenti, o se questi frammenti con tanto di video servono così, tipo in AC2, ma anche in AC Brotherhood, potevi andare avanti anche senza aver finito i glifi. Certo, ti perdevi tipo una delle cose più importanti del gioco. Però io non credo, tipo ad esempio, che la storia di Eivor può finire se non ti fai tutte le visioni di Valka. Oddio, forse sì, perché effettivamente le visioni di Valka, se non ricordo male, sono nella sezione delle secondarie. Vabbè, ma comunque devi essere veramente una bestia di Satana per non farti anomalie dell'Animus e visioni di Odino. Snottingham, dove danesi e sassoni vivono in pace. Non poteva che essere così sotto la guida di Jarl Hemming. Snottingham, sarà un piacere rivedere Billy. Versate l'idromele! Eivor giunge in visita! Skoll! Assicurati che le scorte siano a posto. Salveremo a momenti. I miei occhi non mi ingannano, vero? Sei tu! Sei davvero tu! Trygve, vecchio mastino, come stai? Eivor, i vecchi amici portano buoni auspici. Guarda un po', ora la tua barba è ispida come un cespuglio. Tuttavia non è una sana barba da Jarl. E Vili dov'è? Il suo messaggio mi ha rallegrata. Oggi sostituisco io, Vili. Lui e suo padre sono a Ulkertorp per respingere un'invasione di Pitti. Li abbiamo assediati a lungo e Jarl Hemming vuole finire il lavoro. Non combatto con Vili e suo padre da quando eravamo ragazzi. Avranno la mia lama, se serve. Battaglia a parte. Devi sapere che la salute del padre di Vili non è più quella di un tempo. Com'è possibile? Jarl Hemming è un toro. Lo è ancora. E quando ti vedrà sarà felice come Skoll con la luna tra le fauci. Vieni, la via più rapida è lungo il fiume, ma queste acque sono ostili ai norreni. Il tuo arrivo fa al caso nostro. Potremmo condurre le navi lungo il fiume. Affronterò qualsiasi pericolo. Prepara il convoglio e partiremo. Il nostro Jarl ci attende. Seguiamo morso di lupo fino all'accampamento. Eivor, morso di lupo del clan del Corvo. Presto, avrai più nomi tu del padre di tutti. Ho viaggiato lontano, bagnandomi del sangue dei nemici. La fama è il premio della vittoria. Preparate i destrieri d'acqua. Eivor, morso di lupo,
ci scorterà lungo il fiume. Eivor, Eivor! Quando io e Vili eravamo bambini, ricordo che ci raccontavi storie epiche accanto al fuoco. Ma non ci hai mai detto come sei entrato al servizio di Yarlen. È una storia interessante. Lo è, anche se triste. Credo che avessi all'incirca la tua età. Skadi ci diede un inverno inclemente e il nostro clan era allo stremo. Per sfamarci, la mia famiglia fu costretta a contrarre un grosso debito. Ma io ero proprio... Volevo razziare, non scopare. Per colpa mia, Jarl Hemming sarebbe stato in diritto di portarci via qualunque cosa. Compreso? Carogna! Fitti arriva! Proteggete il convoglio! Fitti sulle sponde! Difendete il convoglio! Rematori, indietro! Il convoglio è scoperto! Ora! Ora! Scoccare! Il convoglio ha retto! Tutte le navi sono salve! Jarl Hemming ne sarà felice! Fermi qui! Ho l'ordine di andare a Stone. Ma il campo è poco più avanti, prosegui pure da solo. Vili e Jarl Hemming saranno felici di vederti. Per la mia pelliccia. Mi sbaglio, quella è Eivor Corso di Vento. Eivor, salute! Sono più di 10 inverni che non ti si vede. Salute, amico. Stanno indietro. Per Freya, sei arrivata. Benvenuta. Mi ha chiamato tuo figlio, Jarl Hemming. Ho accolto il suo messaggio con grande gioia. Vorrei poterti dare buone notizie e aumentare la tua gioia, ma temo che siamo nell'occhio del ciclone. Eppure questo mio vecchio cuore canta di felicità al solo vederti. Ti trovo in forma, Eivor. Forte, sana. Mi ha confortato risentire il nome di Vili. Pensavo che i ricordi della Norvegia sarebbero rimasti ricordi. Beh, anche lui pensa spesso alla terra natia. E a quanto la vita fosse più semplice. Credo che abbia ragione. Movimenti sulle mura! Ci serve una vittoria rapida, prima che cambi il tempo. Avrei portato il mio clan se me l'avessi chiesto. Non serviva. Quegli uomini saranno schiacciati. E Trygve... è diretto a Stoneburg per intercettare i Pitti in fuga. Entro un giorno sarà tutto finito. Mi conoscete come il vostro Jarl da una vita. E io ho cresciuto e amato ciascuno di voi fin dall'infanzia. È stato un fardello piacevole. Forse sei troppo vecchia per combattere, amica mia. Non ti sento biascicare, Vili. Hai forse perso la tua birra? Oggi non combattete per me. E neanche per voi stessi. Oggi combattete per i vostri figli. Combattete per vederli crescere. E perché diventino buoni e giusti come voi. È per loro che oggi noi riprenderemo Ulkertorp. Trygve ed Eivor hanno portato frecce e olio per scatenare lampi di fiamma sui Pitti e sulle loro trappole. Chi per primo salirà su quella torre e mostrerà l'arma del capo nemico avrà il mio idromele per un mese. Per Thor, è bello vederti, Vili. Davvero? Non sei qui solo per strapparmi la gloria dalle mani? La
ma gloria sarà di entrambi, sempre che tu riesca a starmi dietro in battaglia. Oh no, ora è una sfida. Si arriva fin sulla torre e il premio è il capopitto. Ai vecchi tempi, dunque. E anche ai nuovi. Alla battaglia, Hemmingson! Oggi conquisteremo la vittoria e domani festeggeremo! Fuoco alle frecce! Che brucino di fiamme indomabili! Il capopitto sta in quel momento. Il capopitto si fa scoprire. Meglio non attirare l'attenzione. Il che sarà ben protetto. Sarà in una posizione elevata. Porterò la sua testa a Yarle. Vili e morso di lupo combattono di nuovo con noi. Vili e morso di lupo. Sei ferito? No, no, ferma, ferma. Sto bene. Non farti ingannare da tutto quel sangue. Non sarà l'orgoglio a guarirti, ma cura e bende. Il mio clan ha combattuto bene, vero? Hai visto quanto sono ricchi di ardore e come seguono il loro Jarl? Sei tu che fai questo effetto. Si fidano. E inoltre amano molto mio figlio, ma lui non ha la fiducia degli altri Tain, e io dubito di avere il tempo di convincerli. Sei malato. Cerca di accettarlo. Mio figlio non ci riesce, mi crede immortale e lo spera, perché non desidera ciò che dovrà ereditare. È stato Vili a farmi chiamare, o tu, Hemming? Beh, sapevo che saresti corsa qui più in fretta sentendo il nome di Vili. Mi serve il tuo aiuto e la tua discrezione. Li avrai, stanne certo. Sappi che presto si terrà un Halting, in cui i nobili nomineranno uno Jarl e io sono combattuto. Vorrei che mio figlio seguisse le mie orme, ma Vili è restio a farlo. Lui ha un cuore da guerriero. Altri indicheranno Trygve. Egli è un uomo giudizioso, che ha un grande senso del comando, ma è poco audace e il suo lignaggio meno rispettato. Conosco Vili sin dall'infanzia. È audace e coraggioso. I tuoi guerrieri lo amano. I nobili sceglieranno lui. Hai buon occhio e mente sveglia. Che il tuo giudizio sia lucido nei giorni a venire. Vili partirà presto per la cascata del Kinder. Cavalca con lui e parlagli, ti prego, come a un vecchio amico. Se dovessi scorgere Valchirie in agguato, le manderò via. Io posso respingerle ancora per un po'. Forza, Vili ti sta aspettando, Eivor. Vili. Eccoti qui, vieni. Cavalchiamo fino alle cascate.
Sono il dono di Freya a questa terra inospitale. Bene, ma se non trasalirò alla loro vista, mi riterrò molto delusa. Combatti con grande abilità, devo dire. Ti ho insegnato bene, allora. Tu mi facevi combattere contro il vento e contro gli alberi e i mucchi di neve. No, sono certo di averti salvata da un mucchio di neve e da un albero assassino. Mi ricordo. Un uomo che dà dell'assassino a un albero è un uomo che ha preso troppe botte in testa. Quella torre mi ricorda le rovine delle mura in Norvegia, vicino a casa di mio zio, non trovi? Sì, ricordo il morso del gelo mentre ce ne stavamo rintanati per ripararci dal vento. È colpa tua se siamo finiti là. Cercavo le galline che ti erano scappate prima della festa di Yule, vorrei ricordarti. È bello cavalcare di nuovo con te, coda di legno. Ti ho detto che doveva sembrare una coda di drago. A me sembra. A me sembrava soltanto un legnetto, non certo una coda di drago. Devo forse ricordarti le nostre avventure discinte nelle strade notturne di Stav... Eivor Brakeshol, la testa fradicia di idromele e le tasche piene di volto. Va bene, era una coda di drago. Vuoi sempre l'idromele di mio padre? Domani rischi di svegliarti nuda a faccia in giù nel recinto dei maiali. Vuoi forse dire a casa tua? Stormwood! Non è dove mio padre aveva inviato Trygve. Andiamo! Che è successo? Sono arrivato troppo tardi. I pitti hanno appiccato il fuoco e sono fuggiti. Vogliono provocarci. Ci sono altre persone intrappolate. Liberale, Eivor. Pensate ai feriti. Li salveremo. Vi prego! Lascia ogni cosa! Vada Trygve! Con lui sarai al sicuro! Salve la mia famiglia! Sono qui dentro! Occupati di mia moglie, ti prego! Salvala! Non io! Mia moglie! Pensa prima a mia... Oh, mia amata Hilda! Perché... No! Maledizione! Oh, mia amata Hilda! C'è nessuno! C'è nessuno là fuori! Perdonami. Non c'è niente che possiate fare. Grazie. Salvatemi! Ti prego. Devi aiutare anche lei. Deve essere bloccata dall'altra parte. Ti prego, fai in fretta! Non respira! Eivor! Eivor, dove sei? Vieni qui! Vili! Dove sei? Rispondimi! Dobbiamo fare spazio!
Io prendo l'uomo, Eivor. Tu pensa alla donna. Niflheim dovrà attendere. Oggi voi rimarrete qui. Oh, sia lode al padre. Aggrappati a me. Ti tirerò fuori. Oh, grazie, Vili. Grazie. Se respiro ancora, lo devo a te. Pensavo di doverti salvare, Vili. Sarei morto se fosse stato il mio momento. Il fato è scritto. Mi dispiace, ma non potete rischiare la vita, miei signori. Avete dei clan da guidare, dovete pensare al futuro. Il vecchio dice il vero, Vili. Il peso di questo clan poggia sulle tue spalle. È mio padre a portare quel peso. Io penso a combattere e festeggiare come so fare. È bello averti di nuovo a guardarmi le spalle, Eivor. Vedi con chi devo avere a che fare, Eivor? La mente di un troll nel corpo di un Aesir. Sei sempre il coda di legno di quando eravamo bambini. Non cambierò mai. Non è il momento di scherzare. Abbiamo ancora dei feriti da assistere. Quello è il tuo campo, Trygve. Non voglio fare la parte del salvatore e del guaritore insieme. Le acque della cascata del Kinder leniranno le mie ferite. Se mio padre mi cerca, sarò lì. Vili, aspetta! Eivor, un momento. Jarl Hemming ti ha parlato della sua salute, vero? Sì, e dice che Vili non l'ha presa bene. Vili vive immerso in un altro mondo, almeno per ora. Il suo animo è lacerato e non vuole affrontare la verità nuda e cruda. E tu come stai? Sei pronto ad affrontare le imprese future? Io sono in pace con il mio futuro. Sì. Tu resta vicino ai feriti. Parlerò io con Vili. Aveva ragione. La cascata del Kinder è magnifica. Ma lui dov'è? Sarà i miei occhi. Il giorno di tenebra dischiude le porte. Eivor, hai trovato il mio rifugio? Solo un sordo non ti avrebbe sentito cantare. Quel tuo gracchiare sveglierebbe i morti. Queste schermaglie con i pitti ti hanno davvero sfinito. Non direi. Ogni cicatrice mi dà nuovo vanto. Guarda mio padre. Un guerriero bucherellato come una capra su uno spiedo. Eviterei questa espressione. È molto malato. Queste acque sono magnifiche, vero? Confortano e guariscono. Sono un vero dono di Freya. Vili, affronta la realtà. Tuo padre sta morendo. E quando lascerà questo mondo, tu prenderai il suo posto, come previsto. Quest'umido clima del nord mi sta sfibrando, Eivor. L'inverno è troppo caldo, l'estate è troppo fredda. Dicono che la Mercia sia più temperata. Foreste dense, colori vivi, fiumi ridenti. È così anche nel tuo insediamento. Sarai felice di vederti vivere e prosperare tra noi, ma è una faccenda tra te e tuo padre. Potrei cercare di convincere il vecchio. Io non desidero essere Jarl, e lui deve accettarlo. Sfidi una lunga tradizione, Vili. Il figlio succede al padre, è sempre stato così. Eivor. Ho i miei motivi per volerti, Jarl. Il clan del Corvo cerca amici in Inghilterra, e tu sei fra i migliori che ho. Non hai bisogno di me per stringere un'alleanza. Tu e Sigurd siete amati qui.
tuo padre sta morendo, Vili. È il momento di occuparti della tua casa. Non è casa mia. È la casa del clan, e sarà il clan a decidere cosa accadrà. Hai la possibilità di separarti da tuo padre serenamente. Un lusso che io non ho avuto. Non sprecarlo. Vili! Vili! Fa presto! Un altro attacco? È tuo padre! Non gli resta molto! Vieni alla casa lunga! Jarl Hemming è in punto di morte. Devo vederlo prima che ci lasci. Jarl Hemming andrà in paradiso, madre. Io lo spero. Se ha accettato Cristo nel suo cuore, sono certa che il Signore lo accoglierà. Caro Hemming, nostro Jarl. Raggiungerà i nostri progenitori. Eivor, Jarl Hemming è ancora tra noi. Vedervi di nuovo così, tutti e due insieme, mi ricorda i bei giorni andati. Mi fa sentire ancora giovane. Abbraccia quella sensazione e portala con te nella sala dei caduti. Sei ormai diventata una grande guerriera, Eivor. Una guerriera e una condottiera degna di lode e fama. Ho avuto grandi maestri, Jarl Hemming, ma tu li superi tutti. Allora ti prego, mantieni vivi i miei insegnamenti. Tramandali. La veggente sta arrivando, padre. Ha rimedi per te, cure e pozioni. Ti ho tenuto qui, Vili, qui, nella mia mano orgogliosa, quando uscisti dal ventre di tua madre, ti ho visto crescere. Un ragazzo scapigliato, che agitava bastoni e correva nel fango, sognando la gloria. Sono così fiero di ciò che sei diventato, figlio mio. Sono fiero di ciò che diventerai. Non importa che... Padre, Vili. Dobbiamo prepararci al funerale. Convocherò il mio clan. Tu convoca i nobili della contea. I nobili cominciano ad arrivare. Trygve non può occuparsi di ogni cosa. Tell the sword
Saremo alla pira funeraria, sopra il villaggio. Una pira degna di Jarl Hemming. Il suo arrivo nel Valhalla sarà preceduto da vampate di fuoco. Eivor. Drengr. Sunniva, grazie di essere qui. Rivedere vecchie amiche insieme mi scalda sempre il cuore. Siamo corsi subito qui, per rendere omaggio allo Jarl. Le cerimonie dureranno giorni. Quando potremo iniziare? La pira è pronta e tutti i nostri ospiti sono stati accolti e sistemati. Possiamo iniziare quando vogliamo. Bene, sei stato impeccabile, Trygve. Ho dedicato tutta la mia vita a Jarl Hemming. Non c'è nulla che non farei per lui. L'Alting si terrà al termine della settimana, dopo il funerale. I nobili della contea nomineranno Vili Jarl del nostro clan. Sempre che riescano ad essere sobri dopo una settimana di celebrazioni. Sarà un funerale maestoso. Mio padre potrà ammirare tutte le sue terre da qui. Le fiamme si leveranno così alte che si vedranno in tutta la contea. Ben fatto, Trygve. Era il suo punto preferito della contea. Credo che si possa iniziare. Gli ospiti richiedono attenzione. Verrò a cercarvi più tardi, per salvarvi da loro quando saranno fradici di dromele. Sei un dono degli dèi, Eivor. Ti ringrazio. Trygve è la roccia di Hemthorpe. È lui che dà serenità a questa città. È un brav'uomo. Devo assentarmi brevemente, Eivor. Voglio recuperare una cosa per mio padre. Un omaggio. Quando hai avuto il tempo di preparare un omaggio? È qualcosa che speravo di dargli in vita. Dovrai vedere con i tuoi occhi. Il mio clan ha portato un omaggio. È nella torre di guardia ai confini di Hemthorpe. Grazie, lo apprezzo. Mi piacerebbe vederlo. Devo prima esaminare l'omaggio. Deve essere degno di Jarl Hemming. Hai un'aria cupa, Eivor. Cosa ti preoccupa? Hemming mi ha chiesto consiglio prima di morire. Voleva la mia opinione sul futuro capo di questo clan. Dovrebbe essere Vili, o sbaglio? Seguendo la tradizione, sì. Trygve mi ha chiesto di assistere la veggente con i sacrifici. Possiamo parlare con lei per rasserenarti? È una buona idea, ma andrò da sola. Fate pattugliare il perimetro. Assicuratevi che la veglia sia serena. Senza Jarl Hemming, Vili saprà guidarci. Sarà un buon condottiero. Tu sei il morso di lupo. Il corvo battagliero la cui fama cresce con ogni quarto di luna. Hemming mi ha affidato una scelta molto ardua. Mi servirebbe il tuo consiglio. Serve un sacrificio. Molte pecore ai piedi dello Jotun dormiente, prima che la pira sia accesa. Ora seguimi. Venite, creature. Vi offriremo agli dèi per chiedere loro di accogliere il nostro amato Hemming. A braccia aperte. Tu hai il dono della chiaroveggenza? Puoi predire cosa accadrà? Io vedo ciò che va visto, quando va visto. Un grande dono. Un grande fardello. Hemming ti consultava spesso? Si liberava dei suoi pesi? Parlavamo spesso.
e spesso se ne andava con un peso ancora più grande. Pensava al futuro del suo clan e a chi sarà Jarl. Parla di meno. Le parole attraggono spiriti malevoli. Come vuoi. Veggente, io... Il tuo cuore è inquieto. La tua mente confusa. Cerchi più di un auspicio favorevole. Cerco la saggezza divina. Desideri sapere quale Jarl saprà meglio guidare il clan? Sì. Tra Vili e Trygve. La scelta non è facile. Siamo all'ombra del gigante, il grande custode di segreti. Qui troverai una bevanda del mare risonante. Sali sullo Jotun dormiente, assorbi le acque e medita sulla vetta. Non cercare le risposte. Saranno loro a trovarti. Questa è la vetta. Per avere la risposta devo liberare la mente e il cuore. Lemming, sei davvero tu? Sono io, ma solo in spirito. Perché non hai raggiunto la sala di Odino? La raggiungerò. Non dubitare. Quando le fiamme si leveranno dalla mia pira, il fumo mi innalzerà fino alla sala dove ci attende il padre di tutti. Sono grata di poterti rivedere, Jarl. Mi hai affidato un compito impegnativo. Scegliere un erede non è una decisione semplice. Un uomo è amato, ma non desidera il compito. L'altro è adatto al compito, ma non gode della stessa stima. Non ho avuto modo di darti altri consigli in vita, Eivor. Dunque, anche nella morte, devo tacere. Dimentica la saggezza e la razionalità. Cosa dice il tuo cuore? Il mio cuore si è fermato. Non può dire nulla. Non dovrei essere io a decidere, Hemming. La scelta aspettava te. Eri tu il loro capo. Come Sigurd è il tuo? Ma questo non placherà certo la tua sete di gloria, poiché miri al suo posto a capo del tuo clan. Io non intendo rimpiazzare Sigurd. Il fato ha segnato il nostro futuro, noi non possiamo che assecondarlo. Eppure sai che accadrà, e lo accetterai. Dovrei oppormi al fato, dunque. Abbandonare il mio cammino di gloria. No. Devi seguirlo fino alla morte. Certo! Confidavo nel tuo giudizio, Eivor. Sei stato tu a indugiare Jarl, ricordalo! Ho la sensazione che si sia buggato, non lo so. Ho questo presentimento buffo buffino. O è diventato super invisibile ed è diventato potentissimo, però... E niente, raga. Aspetta, dov'è?
Ma perché è lì? Perché è lì? Ma poi ma che senso ha continuare un discorso dove non posso sentirlo? Cioè, se non era per i sottotitoli, manco lo sapevo che stava continuando a parlare. Ma che cazzo di senso? Vabbè, boh, vabbè. Sei stato tu a spingermi, Hemming. Non avrei mai voluto farlo. Non devi dolertene, Eivor. In fondo mi hai dato la morte in battaglia che tanto desideravo. Vecchia volpe, per questo mi hai provocato? Il padre di tutti viene ad accogliermi nella sua sala. È tempo che io vada. Io so che tu farai la scelta giusta. Questo scudo è eccellente, Sunniva. L'abilità di Gunnar non delude mai. Ecco a te, dal clan del Corvo. Uno scudo magnifico. È notevole, ma serve un tocco di maestosità per celebrare tuo padre. Un sigillo, direi, che faccia da ornamento. Ci serve un artigiano. Ce n'è uno nel villaggio? Conosco un uomo, un esule, ma abilissimo. Vive in una caverna. Ti accompagnerei io stesso, ma devo recuperare Isbjorn. Isbjorn? La lancia di tuo padre? Non la imbracciava Ulkertorp? La persa inverni fa, cacciando un orso. Riuscì a colpirlo, ma la lancia rimase conficcata nell'orso, che poi fuggì. E dopo tutti questi inverni speri di ritrovarla per deporla sulla pira? Direi che le tue possibilità sono scarse. Animo, amica mia. Ho un certo istinto. Tu cerca l'esule. Si occuperà dello scudo. Vai alla caverna, Eivor. Isbjorn l'attende altrove. L'esule deve avere a cuore la sua solitudine per vivere in un buco simile. Perudino. Sei un uomo difficile da trovare. Ah. Jarl Hemming è morto. Mm. Mi hanno detto che sei un mastro artigiano. Vorrei un'incisione su questo scudo che celebri la vita e la morte di Jarl Hemming. Le pietre. Jarl Hemming aveva mano ferma e cuore saldo. Puoi dire lo stesso? Ma che senso ha dargli lo stesso cappuccio di Odino? Così Odino perde il suo fascino, la sua moda. Il tuo cuore non è ancora saldo. Come potrebbe esserlo oggi? Il cuore di Jarl Hemming non ha mai tremato. Chi sei tu? Un amico di Hemming? O un uomo esiliato per suo ordine? Chi ero non ha importanza. Non ho nome ora. Non sono nessuno. Non mi hai ancora risposto. Mi aiuterai con l'incisione? Mm.
Per cosa lo ricorderai? Per la sua saggezza, sempre fonte di ispirazione. L'intreccio del tempo, allora. 9 linee che segnano il destino, dal passato al futuro. È ciò che desideri? Sì, è la mia scelta. Ma allora comincerò. Come sei finito qui? Nel fato. Fui condannato a morte. Ingiustamente, pensai. Ma un uomo era stato ucciso. Jarl Hemming desiderava che vivessi. Gli abitanti del villaggio. No. La mia vista e l'esilio. Questo fu il nostro compromesso. Ti ringrazio molto. Sarà suo figlio a succedergli. Sta a Veli deciderlo. Veli non conta. Il fato ha già deciso. Il nostro omaggio è degno di Hemming. Chissà se Veli ha trovato la lancia. Hai visto quella stupida testa di legno conigale? Che razza di idiota! Clema e Eva, sei ora. Questo è un oltraggio. Il nostro amore per Hemming è pari al nostro dolore. Festeggiano. Anche troppo. E troppo presto. Fuochi, zuffe e uomini fradici di idromele. Ah, sono fuori controllo. Hemthorp potrebbe bruciare prima della pira. Oh, dei. Sto forse deludendo il mio Jarl. Sta calmo, Trygve. Cercherò di placare gli animi. Fuggi, guerriera, fuggi! L'orda di Loki si è scatenata! Intendi i galli da combattimento di Hemming? Draghi con artigli possenti! Grazie, possente Thor! Mi hai salvato la vita! Quando tornerai sobrio, cerca di evitare i galli. Aiuto! Al fuoco! La mia vodka brucia! Ecco la tua vodka. L'ho salvata dall'abbraccio delle fiamme. Hai sfidato l'ardore di Surtr. Sì, è una bevanda potente, distillata dal grano dai russi di Kiev. Devi assaggiarla. Buttare giù un sorso non farà male. Fa attenzione. L'effetto della vodka è improvviso. Finiranno per ucciderlo. Gli avevo detto di non farlo. Ora si è barricato. Vieni fuori, cane schifoso! Che follia è questa? Hai profanato il nostro amato Hemming con le tue sporche preghiere. Ti ho fatto una domanda, amica. C'è un sassone là dentro. Quell'idiota voleva condurre Hemming nel suo paradiso invece che nel Valhalla. E ora si è barricato qui e ha chiuso la porta. La sua anima meritava l'immortalità. E tu meriteresti di peggio. Calmatevi tutti quanti. Parlerò io con lui. Scoprirò le sue vere intenzioni. Porta qui fuori quello schifoso! Li hai
hai fatti davvero arrabbiare. Lasciami stare! Non ho fatto niente di male! Dovresti uscire di qui sulle tue gambe, finché puoi ancora camminare. Sì, sì, uscirò, uscirò! Non farmi del male, ti prego. C'è una chiave lì. Se aprirai la porta, ti seguirò fuori. Oh mio Dio! Hai la chiave! Usala! Porta qui fuori quello schifoso! Adesso pagherai per i tuoi misfatti. Basta. Concedetegli la parola. Amavo Hemming! Lo giuro! Volevo solo che volasse libero nel regno di Dio! E per questo l'hai cosparso di acqua sporca? Era la tua acqua santa cristiana. Certamente. L'ho benedetto nel nome del Signore. Chiudete la bocca, tutti e due. Non tollererò altre buffonate. Sparite. Sembra che sia tornato un po' di ordine. È il momento di informare Trygve. Ho cercato di calmare gli ospiti come meglio ho potuto. Sono in lutto. C'era da aspettarselo, ma ti ringrazio. E tu come ti senti, amico mio? Io sono più in lutto di molti altri, credo. Hemming sarebbe fiero di tutto il tuo impegno qui, di ciò che hai fatto per lui. Lo spero. Il dolore passerà, Trygve, col tempo. Sì, passerà. L'Halting è domani ed eleggerà un nuovo Jarl. Devo parlare dell'assemblea con Sunniva. Hai consultato la veggente? E hai avuto le tue risposte? Ne ho avute alcune. Le altre devo trovarle da sola. Credi che ci sia posto per Vili nel nostro insediamento? Ha espresso il desiderio di vivere con noi. Ma non verrà presto nominato Jarl della Contea? Questo è ancora da stabilire. C'è chi vedrebbe meglio Trygve come capo. Eivor, Trygve non vuole essere Jarl. Intende seguire il suo signore persino nella morte. Assolutamente no! Mio padre non te l'avrebbe mai permesso. Potrei onorare lo Jarl in altro modo alla mia età? Qui non c'è più posto per me. Il futuro è tuo, Vili. Questa pira brucerà per mio padre soltanto. Tu devi vivere. Ti proibisco di seguirlo. Non ti permetterò di sacrificarti. Me lo proibisci in quanto amico, Vili? O in quanto nuovo Jarl? In quanto uomo che vuole ricondurti alla ragione. Vili, Trygve, ognuno di voi calza uno stivale di Hemming, ma si rifiuta di indossare l'altro. Cosa se ne fa il mondo di due indecisi? Perché non ti proponi tu stessa? Prenditi questa contea. Non è il mio posto. Il tuo posto è ovunque metti piede, ovunque ci siano una vittoria e un bottino da conquistare. Non limitarti alle buone azioni. Allo Snottinghamshire serve un capo da ammirare, di cui la gente si fidi. Molti amano Vili e sono ricambiati, ma lui non vuole il comando. Potrebbe imparare, ma lo desidera. E Trygve, saldo, saggio e fedele ai dettami di Jarl Hemming. Forse anche troppo, ma è vecchio e ha perso la gioia di vivere. È arido di carisma. Non puoi! Te lo impedirò! Non sto chiedendo il tuo permesso, solo il tuo perdono. Eivor, distoglilo dai suoi propositi suicidi! Trygve non ha più uno Jarl da servire.
È libero di scegliere la sua strada e di viaggiare verso un altro mondo. E lo sai anche tu, Vili. La nostra vita ci appartiene. Grazie. Grazie, Eivor. Vili, non rivolgere la tua rabbia verso gli amici che parlano con sincerità. Fa ciò che devi, Trygve. Mi mancherai, amico mio. Anche tu, ragazzo mio. Devo prepararmi per le fiamme, nel corpo e nello spirito. Eivor! Sunniva! Hanno avvistato dei pitti nella boscaglia. Vili li insegue. Coda di legno, avrebbe dovuto avvertirmi. Indicami dove è andato. Svegliamo gli altri. L'oscurità favorisce i pitti. I nobili sono troppo ubriachi per combattere. Diventerebbe un massacro. Mi fido di te, Drengr. Ma sta attenta, d'accordo? L'ira lo ha consumato, Eivor. Questa rabbia, questa tristezza, hanno preso forma. Coda di legno non ha mai represso emozioni. Doveva succedere. Avrei dovuto essere più vigile. Non dartene colpo, Drengr. Gli ho sempre guardato le spalle. In gioventù come adesso. Se questa furia è ciò che gli serve per liberarsi del male che lo affligge, mi assicurerò almeno che non si faccia male. Grazie a Odino, hai il morso di lupo a fargli da ombra. Per la famiglia si fa questo e altro, Sunniva. Senza fare domande. Per te avrei fatto lo stesso. Per chiunque nel clan. Lo so, Drengr. Per questo ti ho giurato fedeltà. Qui, Eivor. È dove Vili ha visto uccidere il ricognitore e si è scagliato contro il nemico. Tornerò a Hemthorpe per assicurarmi che i nostri corvi siano vigili. Fa attenzione, Drengr. Eivor, perfetto! Ora possiamo contare su di te. Osate turbare questi giorni di lutto! Fermo, Vili. Sono morti. È finita. Ho visto galli da combattimento più temibili. Strano a dirsi, ma anch'io. Quel suono è un tuono. Sono passi. Dobbiamo ritirarci. Seguimi. Svelta! Non è stato divertente? Proprio come da bambini, quando combinavamo guai e poi fuggivamo. Risparmia le tue parole al miele per quando saremo fuori di qui. Devo riprendere. Ah, per il martello di Thor! Ho il cuore in gola. Selvaggia e azzardata, come le nostre prime battaglie. Ricordi l'isola a nord di Stavanger? Sì. Dove Kjotve lo spietato addestrava i berserker. Colossi senza cervello e con la bava alla bocca. Li insultavamo dagli alberi. E c'era anche quell'ubriacone, ricordi? Nudo come un verme, col cazzo congelato a furia di cercarci. Poi cascò a corpo morto nella neve. Eri felice di avere mie notizie. Pensavo che ti fossi cacciato in qualche guaio. Ma ho sorriso nel sentire il tuo nome e mi chiedevo se avessi preso il posto di tuo padre alla guida del tuo clan. Beh, hai la tua risposta. Sarei disposto a diventare un troll pur di lasciarti questo clan.
Sai che non succederà. Quando mio padre fu nominato Jarl, non c'era nessuno ad aiutarlo. Eppure trionfò. Ma io non sono mio padre. Io voglio solo viaggiare. Credi che Sleipnir sarebbe felice di essere prigioniero in una stalla, per quanto maestosa? Ehi, che ti prende? Hai degli amici, Vili, e anche la tua famiglia e il tuo clan. Sì, certo, lo so. Non puoi viaggiare per sempre. Tienilo a mente. Qui sei circondato da chi ti ama. E sarà sempre così, se non getterai via tutto. Io credo di capire cosa intendi. Io non sono molto d'accordo con questa cosa. Cioè, se uno non vuole, se uno vuole viaggiare, se uno non vuole ereditare, che palle, non sono d'accordo. Io mi dissocio. Possono esistere bestie simili? Non credo proprio. E la vodka? Un infuso di acqua e fuoco. Te lo posso giurare. Tolta la morte di tuo padre, Vili, è stato bello, divertente. Ti chiedi mai cosa sarebbe successo se il mare del Nord non ci avesse separati sin dalla nostra infanzia? Quali avventure avremmo avuto? Razzie, battaglie, gloria. E a volte penso a cos'altro avremmo potuto condividere. Signor Vili, per favore tenga le mani a posto, che io sono una donna seria che sto col panettiere, eh? Ecco. No, non è così che penso al passato. Non voglio che mi distolga dal futuro. E io corro verso il futuro. Credo che riposerò. Ne avrò bisogno. Stai andando? Con tutti quei pensieri, io non ho chiuso occhio. Il funerale, i dei. Devo tornare. Ti capisco. Ci vediamo là. Vili, è già andato a preparare il funerale, immagino. Ma te lo ha detto, cretina? Cosa... Perché questi dialoghi così a caso? Boh, vabbè.